Ciao a tutti, oggi finalmente e dopo numerose richieste vi faccio vedere la mia collezione di Yankee Candle. Ma innanzitutto cosa si intende per collezione? Allora, se per collezione si intende comprarle e metterle in esposizione senza usarle, allora no, io non faccio così. E quindi da questo punto di vista la mia non si potrebbe considerare come una collezione perché so che c'è chi le Yankee le collezione basta senza usarle, però a me piace usarle. Però è anche vero che le giare mi durano tantissimo perché principalmente uso tarte votivi e nel corso degli anni di giare ne ho accumulate un bel po' e le consumo molto lentamente. Da quanti anni uso le Yankee? Dal 2015. Le prime Yankee le ho comprate in quell'anno e nonostante alcune giare le abbia finite, molte altre invece ce l'ho ancora. Quindi vi avverto che molte delle fragranze che vi farò vedere in questo video purtroppo saranno fuori commercio e questo mi dispiace tantissimo perché ci sono delle fragranze della Yankee davvero buonissime, davvero strepitose, però purtroppo adesso non si trovano più in vendita. Poi altra domanda che forse vi chiederete: dove compro le Yankee? Allora, per quanto riguarda tarte e votivi, li compro di volta in volta nei negozi. Le giare invece per risparmiare le compro soprattutto online e le compro spessissimo su Amazon dove ci sono delle offerte strepitose e spesso mi è capitato di acquistare delle giare medie al costo di 8-10 euro e delle giare grandi al costo di 14-15 euro. In generale, comunque, acquistando su Amazon si risparmia abbastanza, non sempre e non su tutte le fragranze, ovviamente, però se si ha la pazienza di spulciare di volta in volta, regolarmente, ci sono delle offerte davvero molto molto buone. Altra cosa importante da sapere e che forse vi chiederete: per quanto tempo si possono conservare le Yankee senza che la profumazione ne risenta e svanisca? Per mia esperienza, le giare, se riposte chiuse con il loro tappo, durano tanto, tantissimo, possono essere conservate anche per molti anni senza avere nessuna variazione nel profumo. Le giare che ho acquistato 5 anni fa, infatti, sono uguali identiche a quando le ho comprate. L'unica cosa è che se esponete le alla luce del giorno, con gli anni la cera cambia colore. Ad esempio, le cere di colore bianco si ingialliscono, mentre le cere colorate si scuriscono. Però, a parte questo, il profumo rimane lo stesso. Per sentito dire, le giare si possono conservare senza problemi per una decina d'anni e oltre 10 anni può essere che comunque il profumo un po' tenda a modificarsi. Io ancora non lo so perché le giare più vecchie le ho da 5 anni. Cosa invece completamente diversa per quanto riguarda tarte e votivi, perché non essendo chiusi ermeticamente, la profumazione tende a svanire e tende a mischiarsi se ad esempio riponete molte tarte o molti votivi all'interno della stessa scatola. Io infatti per questo motivo tendo ad usare le tarte e votivi molto più velocemente e secondo me collezionarli ha senso soltanto se vi piacciono da vedere e non intendete usarli. Ad esempio, io ho qualche votivo raro che non ho ancora usato giusto perché mi piaceva vederlo esposto, però sicuramente se un giorno decidessi di accenderlo, il profumo non sarà più lo stesso, non sarà più ottimale. Quest'anno però forse cambieranno le cose da questo punto di vista perché quest'anno entrerà in commercio un nuovo formato di tarte con chiusura sigillata e con questo nuovo formato sarà quindi possibile, io penso, conservare le tarte più a lungo. Io me lo auguro, altrimenti non avrebbe senso cambiare il formato delle tarte. Tra l'altro, io il nuovo formato delle tarte l'ho visto, è davvero bruttissimo da vedere, estetica zero. Spero che almeno sarà funzionale, ecco tutto. Detto questo, vi voglio mostrare sia le mie giare, sia le tarte e i votivi che attualmente possiedo. Per quanto riguarda i votivi, io li tengo esposti nello scaffale portativo della mia libreria che si trova qui alla mia destra e direi che parto a mostrarvi loro. Qui nel mobile porta TV espongo sempre i miei votivi e ci tengo a precisare che tutte le fragranze che vi mostrerò le ho provate almeno una volta. Parto da qua, dalla Waikiki Melon. Questa è una fragranza fruttata davvero buona, sa tipo di bevanda ai frutti tropicali con sentori di melone e di banana. Purtroppo il votivo si sente poco, forse sarà svanito perché questa d'altronde è una fragranza fuori commercio, questa raramente la troverete. E io avevo trovato un paio di questi votivi e li avevo acquistati e ne ho già provato uno, però appunto si sentiva poco. Poi la Crackling Wood Fire, buonissima fragranza natalizia che penso sia andata fuori commercio proprio quest'anno. È una fresca e sa di legni talcati, una fragranza delicata ma ottima. Poi qui c'è la
Frankincense, questa sa proprio di incenso puro. Poi la Snow in Love, questa è una fragranza natalizia molto conosciuta e molto buona, però di questa vi parlerò meglio dopo perché ho la giara. Poi adesso apro un varco per farvi vedere i votivi che sono qua dietro. Allora, la Wedding Day, questa a mio avviso è una fiorita troppo carica e non mi piace. Le fiorite di solito mi piacciono, però questa l'avevo bocciata. L'ho provata una volta sola e questo votivo credo che l'abbia ricevuto infatti come omaggio, perché non l'avrei mai più ricomprata. Poi la Sunset Breeze. Allora, questa sa di cocktail ai frutti esotici, buona, un po' asprigna, ma il profumo tende a svanire molto in fretta e devo essere sincera, non mi fa impazzire. Poi Sweet Strawberry, questa sa proprio di fragole zuccherate, è davvero molto buona, purtroppo fuori commercio. E poi la Evergreen Mist, questa è una fragranza natalizia di quest'anno, è una fragranza fresh pinosa con un leggero tocco di vaniglia, buona, mi piace più accesa in votivo che tartizzata. E poi proseguiamo con Mandarin Cranberry, anche questo votivo devo averlo ricevuto come omaggio perché è una fragranza che non comprerei. È una fruttata che sa appunto di mandarini, arancia e mirtilli rossi, però io la trovo un po' plasticosa e non mi ha convinta come fragranza. Qui invece Turquoise Sky, allora questa mi piace molto ed è stata una delle mie prime giare, però adesso la giara non ce l'ho più perché l'ho finita e mi rimane soltanto questo votivo. Questa fragranza è una fresh che sa proprio di mare e di cieli azzurri, come dal nome, non saprei come altro definirla. Nelle note sono presenti fiori acquatici, muschio e legni, è molto molto intensa. Poi la Tahitian Night, questa è stata una fragranza a disponibilità limitata, acquistabile soltanto per un brevissimo periodo, purtroppo adesso non più disponibile nei negozi, però forse sul web si trova qualcosa ma non ho controllato. È davvero molto buona, è un profumo che definirei sensuale, legnoso, sa di oceano e di mare. Poi passiamo alla Madagascan Orchid, questa fragranza mi piace davvero moltissimo, ma di questa fragranza vi parlerò più avanti dato che ho la giara. Poi la True Rose, allora questa fragranza proprio come da nome sa proprio di rose rosse allo stato puro, molto molto buona. Poi Coconut Splash, allora devo dire che questa fragranza mi ha un po' delusa perché io mi aspettavo che sapesse di cocco e a mio avviso non sa di cocco, o meglio sa di legni di cocco e di fiori esotici, però io mi aspettavo proprio il cocco da mangiare. Comunque, a parte questo, è una buona fragranza, molto molto intensa, una delle più intense fragranze della Yankee a mio avviso. E infine la Sweet Apple, anche questa fragranza purtroppo è fuori commercio ed è una fragranza pura alla mela. A me piace molto e penso che comunque questa fragranza sul web si trovi ancora. Le tarte invece le ripongo in questa scatolina. So che vi avevo detto che le tarte non andrebbero tenute tutte chiuse dentro una scatola e in effetti è così, perché mettendole tutte qua dentro rischio che i profumi si mischino. Però l'importante è comunque usarle abbastanza velocemente e poi, siccome non sono molte, trovo più comodo riporle qua dentro. Adesso vi mostro le tarte. White Tea, davvero molto buona e molto intensa, sa di tè bianco al limone. Autumn Pearl, è una fragranza autunnale dello scorso anno, sa di legni affumicati, vaniglia talcata e qualcosa di floreale, anche questa molto buona. Poi Winter Glow, questa fragranza sa invece di bagnoschiuma maschile, tra le maschili è una di quelle che più mi piace. E poi abbiamo anche la Honey Blossom, è una fragranza molto elegante, fiorita e vagamente retro, vi è del miele e del floreale, anche questa molto intensa. Io di questa fragranza avevo la giaretta piccola che adoravo, ma adesso l'ho terminata. Poi proseguo con questa Grilled Peaches and Vanilla, è una fragranza della scorsa estate, una fruttata alla pesca. Secondo me non è una delle fragranze più riuscite della Yankee, non mi dispiace, però devo dire che non ne vado matta. White Gardenia, questa è una floreale allo stato puro, molto buona per gli amanti del genere, sa principalmente di gardenia ma anche di altri fiori come ad esempio gelsomino e mughetto. E proseguiamo poi con la Sugared Apple. Ecco, questa è una fragranza ormai abbastanza rara, io ho trovato questa tarte per caso e chissà se si sentirà bene o no. Questa fragranza quando era in commercio l'avevo provata varie volte e solo che la giara non l'avevo mai presa, questo no, però so che era una fragranza amatissima
buonissima e anche a me piaceva molto. Sa di mele zuccherate deliziose. La mela rimane la nota secondaria però, perché in primo piano si sente la nota zuccherina che la fa somigliare un po' alla Angel's Wings, soltanto con in più il profumo lieve delle mele. E poi la My Serenity, altra fragranza molto amata e fuori commercio. Questa è una fresh che sa principalmente di profumo da donna, tipo la fragranza Lake Sunset, con in più il profumo fruttato e dolce delle pere. In definitiva una fresh fruttata molto particolare. E passiamo alla Belgian Waffles. Questa è proprio una fragranza food allo stato puro, sa di pasta degli waffle proprio come da nome, con note di burro dolce e di nocciola. Una fragranza che fa davvero venire l'acquolina in bocca. E infine verbena. Questa è una fiorita, sa principalmente di verbena e limone. La nota di limone è molto accentuata e la rende una fiorita davvero particolare e buona, ed è anche molto intensa. Adesso invece passiamo alle giare, però per prima cosa vi voglio mostrare i formati speciali, che sono ad esempio i pillar, che sono questa tipologia di giara alta e stretta con cera di soia anziché di paraffina. Questo è un pillar grande di Cozy by the Fire, che è una fragranza natalizia e speziata, che sa di bevanda calda alle spezie tipo chiodi di garofano e zenzero e con un tocco di arancia. Io la trovo questa una fragranza invernale davvero stupenda, mi piace tantissimo, e tra l'altro questo pillar l'ho usato tanto e ha bruciato sempre alla perfezione. E quest'anno questo pillar l'ho usato varie volte, perché bruciando così bene, questo pillar in particolare, lo si può tenere acceso anche un paio d'ore, invece le giare normali andrebbero tenute 4-5 ore come minimo. E invece questo dà veramente tantissima soddisfazione, perché già mezz'ora dopo che è acceso forma già la piscinetta perfetta. Purtroppo vi devo dire che la profumazione è fuori commercio. Sì, è fuori commercio già da un paio di anni, mi sembra. Comunque forse su Amazon si trova ancora qualcosa. Facciamo che giù in info box vi metto tutti i link alle fragranze che riesco a trovare su Amazon. Altro pillar, questa volta medio, è della fragranza Snow in Love. E tra l'altro di questa fragranza ho anche la Melt Cup. Come fragranza ovviamente mi piace tantissimo, altrimenti non l'avrei comprata. E è una fragranza anche questa invernale, è una fresh natalizia che sa di profumo da donna talcato e anche un po' legnoso. È una fragranza comunque molto molto femminile. Purtroppo questo pillar in particolare tende a bruciare male. A volte capita che i pillar brucino male, ma non soltanto i pillar, anche le giare, perché lo stoppino è difettoso e fa fatica a bruciare. E facendo fatica a bruciare fa anche fatica a sciogliere la cera. In questo caso infatti la candela brucia molto lentamente e non scioglie mai tutta la cera fino ai bordi, e quindi tende a formare il tunnel. Io man mano che questa candela brucia poi la cera in eccesso la tolgo a mano, perché altrimenti non rimarrà tutta appiccicata ai bordi del bicchiere. Poi altri formati speciali sono i tumbler, che hanno la stessa estetica dei pillar, però sono più larghi, hanno sempre la cera di soia e hanno due stoppini. Io ad esempio ho questo tumbler grande della linea War Journeys e la profumazione è la French Lavender, ovvero lavanda francese. Io adoro la lavanda, mi piace tantissimo come profumo, e questo è davvero una bomba, si sente fortissimo, è proprio lavanda pura con una sfumatura che vira leggermente al maschile. Io avevo la giara della Lemon Lavender tempo fa e l'avevo finita. La Lemon Lavender è invece una fragranza continuativa della Yankee davvero molto buona, che sa di lavanda e limone, e comunque avendola finita ho preso questa in sostituzione, e questa devo dire che è molto più forte della Lemon Lavender, sa proprio di lavanda pura pura pura, è una bomba di profumo. Invece la Lemon Lavender rimane leggermente più blanda, sempre buonissima, ha un leggero profumo agrumato insieme alla lavanda, mentre questa è proprio lavanda al 100%. Poi altro tumbler a edizione speciale è il tumbler della linea Coconut, che era una collezione tutta dedicata al cocco, che comprendeva 6 fragranze in totale mi pare, e questa è la fragranza numero 2, Coconut e Beach Flower. Questa è una fragranza prevalentemente floreale davvero buonissima, è un tipo di floreale molto delicato, davvero davvero particolare, sembra un tipo di floreale esotico, davvero buonissimo. Però l'unico difetto diciamo è che io pensavo che sapesse principalmente di cocco, invece il cocco come profumazione risalta meno, mentre risalta molto di più il profumo di fiori. Poi altre
altre edizioni speciali e diverse dalle solite giare sono le giare della linea Elevation, che sono di formato quadrato e hanno anche loro la cera di soia. Io della linea Elevation ho 4 fragranze, tutte di formato piccolo, perché il medio e il grande formato non l'ho mai comprato. Questa che ho in mano è la Sweet Nectar Blossom ed è davvero buonissima. È molto molto intensa, sa di vaniglia e cocco, quindi è una fragranza dolce, però a mio avviso non è troppo stucchevole. Purtroppo la fiamma rimane un po' bassa e ha fatto un po' di tunnel, però ciononostante è una profumazione che si sente davvero una bomba, riempie l'aria in una maniera stupenda. Poi ho la Exotic Bergamot e anche questo come profumo lo adoro, è davvero freschissimo, sa di bergamotto e note erbose. Purtroppo qui lo stoppino fa veramente tanta fatica a bruciare, infatti è una candela che brucia lentissimamente ed è quella tra tutte le Elevation che ho che fa più fatica in assoluto e infatti ha formato un tunnel pazzesco. Questa candela, anche se la tengo accesa per l'intera giornata, più di così non riesce a bruciare i bordi, non ci arriva. E poi ho la Velvet Woods e questa è una fragranza particolarissima, è diversa da qualsiasi altra fragranza abbia mai sentito della Yankee, sa di legni affumicati e di mora dolce, quindi è una fragranza legnosa ma dolce. Questa, come potete vedere, brucia bene, non ha fatto il tunnel, quindi è un difetto non della linea Elevation in generale, ma proprio della singola candela, che a volte non brucia e a volte invece brucia bene. Infine ho la Sheer Linen e questa è una fragranza che sa di pulito classico e ha delle note tipo di ammorbidente, di mughetto e di muschio. Anche questa è molto buona e molto intensa e anche questa brucia piuttosto bene, non ha fatto il tunnel. E adesso passiamo alle giare tradizionali e parto dalle giare piccoline. Questa è la Winter Wonder, una fragranza buonissima di 2 Natali fa, che sa di vaniglia e di menta. Questa, come vedete, non l'ho ancora bruciata, però l'avevo provata sia in Tarte che in Votivo e mi piaceva, sì. Aveva un'intensità straordinaria, davvero. Tra l'altro, soltanto aprendo il coperchio si viene davvero invasi dal profumo. Questa mi dispiace anche un po' accenderla perché ho saputo che quest'anno questa fragranza è andata fuori commercio, tanto per cambiare. Poi la Olive and Thyme, questa è una fragranza erbosa, una fresh erbosa, sa di pianta di olivo, proprio come dice il nome, e sa anche di agrumi, in particolare io ci sento delle note di limone, ed è una fragranza buonissima ed estivissima, e anche questa non l'ho ancora bruciata perché anche questa è andata fuori commercio e mi dispiace troppo perché è davvero buona. Poi la Viva Havana, questa è una fresh, è una fragranza molto estiva e sa di incenso e di legno di oud, è davvero molto molto particolare. Purtroppo in questo caso lo stoppino non bruciava, non c'era verso, si spegneva addirittura, quindi ho dovuto tartizzare la cera e metterla dentro il bruciatore e farò così per consumarla tutta, altrimenti proprio sarebbe inutilizzabile come giaretta. Poi la Tobacco Flower, questa è un'altra fragranza estiva che sa di fiori di tabacco e di crema solare, direi. È una fragranza a dir poco stupenda e in questo caso la giaretta bruciava benissimo e come vedete l'ho quasi terminata. Buona buona buona, ha bruciato alla perfezione ed è anche intensissima perché da accesa il profumo invade proprio l'ambiente in una maniera spettacolare. Poi la Coastal Living, allora questa è una fresh marina che sa di mare, muschio e lavanda. A molti questa fragranza non piace, a me invece devo dire che piace, la trovo molto gradevole e tra l'altro la trovo anche molto intensa. Poi la Sun Drenched Apricot Rose e questa è una fragranza floreale e fruttata, sa di albicocca e di rosa, è un profumo a dir poco delizioso. E infine l'ultima giara piccola è la Angel's Wings e questa è una fragranza dolce che sa di zucchero a velo, vaniglia, marshmallows. È dolce però è anche molto delicata, devo dire, non nauseante. Io a volte le dolci le trovo troppo cariche, questa invece è perfetta, davvero molto 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 buona. Tra l'altro il nome lo trovo azzeccatissimo. E passiamo adesso alle giare medie e le prime 2 giare medie che vi mostro sono gli unici acquisti che avevo fatto durante il 2019 approfittando della promo delle 2 giare medie al costo di una
che la prima è la Golden Chestnut, che è una fragranza autunnale, una novità del 2019. Nonostante il nome, devo dire che questa fragranza non sa tantissimo di castagne, però sa più di spezie e di legno di sandalo. La trovo una fragranza davvero particolare e difficile da descrivere, però mi era piaciuta davvero tanto, infatti l'avevo anche recensita tra le fragranze autunnali e avevo detto che questa era tra tutte la fragranza che mi piaceva di più. E davvero tra le autunnali è la mia fragranza preferita. E poi la Pomegranate Gymphits, che è invece la mia fragranza preferita tra le natalizie del 2019. Questa sa di melograno, arancia e frutti rossi e in più dà la percezione di una bevanda frizzantina. Questa, come potete vedere, la devo ancora accendere, però mi sa che ormai aspetterò il prossimo Natale per accenderla. Poi, sempre restando in tema natalizie, la Glittering Stars, che è una fragranza di due Natali fa. A me questa piace moltissimo perché lo trovo un profumo davvero particolare, originale. A mio avviso sa di legno di sandalo, patchouli, zenzero e ribes nero. E ne esce una fragranza fresh legnosa, però anche un po' aspra e frizzante. È davvero difficile da descrivere, però io la adoro. Poi la Season of Peace, questa per me è una delle fragranze invernali migliori in assoluto. È davvero la più buona, la più buona, la più buona di tutte le invernali. Questa sa proprio di inverno. Ovviamente, dato che è così buona, potevano lasciarla in catalogo? No, ovviamente l'hanno ritirata dal commercio. Questa sa di menta glaciale e di muschio bianco. È stupenda, davvero. Non ho parole per descriverla. Poi, altra fragranza purtroppo fuori commercio, vi avevo avvertito che sarebbero state in gran parte fuori commercio, è questa, la Fireside Treats. E questa fragranza sa semplicemente di marshmallows arrostiti. Sì, è proprio un marshmallows puro. Io la trovo fantastica. Si trova ancora su Amazon comunque, anche se attualmente non è scontata purtroppo, ma in ogni caso vi metterò il link giù in info box. Poi la Black Coconut, e questa è invece una fragranza estiva che sa invece di legno di cocco e di crema solare. È molto buona da accendere in estate. Poi altra fragranza estivissima è la Driftwood. Questa è una fresh leggermente maschile, ma non troppo, e sa di sandalo e di legni marini. Secondo me, se vi piace il mare, se amate le fragranze marine, questa penso che la adorerete. Poi ho la Vanilla. Questa è una fragranza molto molto semplice, però buonissima. Sa proprio di vaniglia, vaniglia pura. Non la vaniglia dei biscotti, no, non sa di dolci da mangiare, ma sa proprio di essenza pura alla vaniglia. Ed è una profumazione che rimane piuttosto delicata, si spande nell'ambiente comunque in maniera omogenea. Io la adoro, è una di quelle fragranze che difficilmente stanca. Poi la Madagascan Orchid, e questa sa proprio di orchidee esotiche, non saprei come altro definirla. La trovo una profumazione buonissima, è floreale e femminile al tempo stesso e anche molto fresca. Anche questa purtroppo ovviamente è fuori commercio e io penso che la Yankee negli anni abbia tolto proprio le fragranze più buone e più particolari in assoluto. Questa è proprio una certezza. Poi una fragranza molto classica e molto amata, la Pineapple Cilantro. Questa sa di ananas e cocco, molto più ananas che cocco a dire il vero, ed è una fragranza fruttata estiva per eccellenza. Poi un'altra fragranza molto amata e molto classica è la Summer Scoop, che sa di gelato alla fragola. Io però ci sento prevalentemente panna e fragola. È molto buona se vi piace il genere. Personalmente mi piace, anche se devo ammettere che non è mai rientrata nelle mie preferite in assoluto. Non mi dispiace affatto come profumazione, però l'avevo comprata principalmente perché l'avevo trovata su Amazon a prezzo davvero scontato, sui 9-10 euro al massimo, mi pare. E infine, ultima ma non ultima, la Under the Palms. Questa è una fragranza rarissima, rarissima, ormai fuori commercio da anni. È una fresh estiva
che sa principalmente di latte di cocco e di palme. Il titolo è azzeccatissimo. Questa fragranza è talmente buona che è stato davvero un crimine toglierla dal commercio. E io spero sempre che un giorno o l'altro la Yankee la riproporrà, magari come fragranza a tiratura limitata, magari come fragranza premium. Però deve assolutamente riproporre questa fragranza, lo deve fare. Mi piace talmente tanto che non riesco neanche a descrivervi quanto questa fragranza sia buona. E adesso passiamo alle giare grandi, che ne ho di meno rispetto alle giare medie. Allora, la prima che vi mostro è la Easter Basket, che è la fragranza di Pasqua dello scorso anno. È davvero molto buona, molto erbosa, sa principalmente di erbe, fieno e fiori delicati. Io l'avevo accesa lo scorso anno, poi l'avevo messa un po' in stand-by e quest'anno penso che la riaccenderò proprio nel periodo di Pasqua, perché penso che sia una fragranza azzeccatissima per la primavera e per il periodo pasquale in particolare. Poi ho anche la Child's Wish. Questa è la regina delle fragranze erbose e primaverili. È un tripudio di erbe e di fiori, con un sottofondo talcato, delicatissimo, piacevolissimo. Come tipologia direi che è davvero molto simile alla Easter Basket che vi ho mostrato prima, però io tra le due preferisco questa e purtroppo, come al solito, è fuori commercio. Poi la Wild Seagrass. Questa è un'altra fresh erbosa, con sentore di fieno, alghe marine e una leggera nota di liquirizia. Questa è stata la mia prima giara grande e ancora ce l'ho perché mi dispiace troppo consumarla. Ed è una profumazione fresh stupenda, però anche questa, cosa ve lo dico a fare, è ormai fuori commercio da anni ed è diventata una fragranza molto rara. Poi la Bundle Up. Questa è una fragranza fresh natalizia che sa di pulito. Sa tipo di ammorbidente con delle note un po' balsamiche ed è una fragranza freschissima, proprio invernale al 100%. Io la trovo eccezionale e tra tutte le fragranze che sanno di pulito questa è una delle mie preferite di sempre. Poi proseguiamo con la Rainbow's End. Questa fragranza invece è stata fin da subito una fragranza a disponibilità limitata. Inizialmente era in commercio soltanto in Inghilterra, io infatti l'avevo presa dall'estero. Poi invece lo scorso anno l'hanno portata anche in Italia, comunque come fragranza premium, quindi era disponibile soltanto in giara grande. E aveva la label un po' diversa da questa. Questa è una label classica quadrata, mentre la giara in commercio qui in Italia aveva l'etichetta rotonda. Questa fragranza io trovo che sappia come di bagnoschiuma e di bolle di sapone. È una fragranza davvero buona, ovviamente se vi piace il genere. E infine la Stormwatch. Questa è un'altra fragranza nata come premium, quindi era disponibile soltanto in giara grande e dal nome e dall'etichetta può trarre un po' in inganno perché dà l'impressione di essere una fragranza maschile, mentre invece non lo è. È una fragranza che sa prevalentemente di rose e di note fresche ed erbose. Da accesa rimane una profumazione floreale, ma molto molto delicata e fresca. Per me che amo il profumo di rose è davvero molto buona, però ovviamente può non piacere a tutti. E niente, adesso la mia collezione di Yankee è terminata, spero che il video vi sia piaciuto e mi scuso ancora per il fatto che la stragrande maggioranza delle fragranze che vi ho mostrato risulti fuori commercio, quindi non acquistabile attualmente. Purtroppo non ci posso fare niente perché la Yankee Candle ritira tantissime fragranze ogni anno, quindi le fragranze disponibili nei negozi da un anno a un altro sono sempre diverse. Spero in ogni caso che abbiate trovato questo video piacevole e rilassante. Noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao ciao!